Ciao ragazzi, quello di oggi è un video particolare. Faccio il test per scoprire se ho l'autismo. Volevo farlo con una persona, ma quella persona non so manco se è attiva in questo momento. Ciao, Goku-07. E soprattutto non è così il video, lo faccio da telefono, quindi. Che cazzo volete? Oh! Cosa molto cringe. Sono ai livelli di Flame! Scusa, Flame. Quando Fanfieri registra un video. Ok, basta. A volte degli scatti di ira durante i quali gli altri non riescono a raggiungermi. Boh, metto così. Certi rumori come quelli dell'aspirapolvere della batteria o del traffico. Non li sopporto è perché sono dei rompicoglioni, cioè. O sono dei rompicoglioni con le macchine. O l'aspirapolvere mi dà fastidio. È stressante mantenere il contatto visivo con gli altri. No, quando parlo con qualcuno per di non guardare negli occhi, preferisco guardare il muro, le scarpe o altro. Questo sì. Scusate per la luce di Dio, ma non posso farci nulla. Mi piacciono le feste. Questo è perché sono asociale. Ma dettagli. In genere evito il contatto visivo con gli altri. Falso. Tendo a colpire o a distruggere le cose quando sono arrabbiato o stressato. Questo è vero. Io quando sono stressato sono un po' troppo stressato, dovrei calmarmi un po'. Quando sono stressato io lancio le scarpe, lancio di tutto per lo stress. Non è colpa mia, scusate. Sì, ma questa è la verità. Cioè io in questo momento ho la gobba, non mi vedete? In questo momento sono con la gobba, mi devo mettere dritto adesso. Gli altri mi hanno detto che ho problemi a gestire la rabbia. Questo è vero, ma perché ce li ho seriamente i problemi a gestire la rabbia, Kekv? Quando guardo i film di solito non guardo gli occhi degli attori. Che cazzo vuol dire? Sono ossessionato dalle sequenze di numeri come le date o le targhe delle auto. Falso. Tendo a urlare contro le persone quando mi sento frustrato e stressato. Vero. Stare lontano da casa per lunghi periodi di tempo mi spaventa. Non sono auto. Ah, giusto, me ne stavo dimenticando che questo è il test per l'autismo. Madonna santa. Poi se mi arrabbiato mi calmo più velocemente. No, 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 a me ci vuole un po' per calmarmi. Gli altri mi hanno detto che parlo come un robot. Nessuno me l'ha detto. Non sono mai stato bravo negli sport. Ma questo è vero. Da bambino quando camminavo esercitavo la maggior parte della pressione sulla parte anteriore del piede. Non ricordo nulla quando ero bambino e ho 16 anni, figa. Gli altri dicono che parlo a voce troppo alta o troppo bassa, vero? Perché io parlo a voce troppo alta. Veramente provo felicità o gioia. Sì. A volte gli altri mi dicono che sono scortese quando parlo, anche se io penso di essere gentile. Vero. Raccolgo molte informazioni su argomenti che mi interessano. Vero? Cioè, io da piccolo ero ossessionato con le bandiere. Sarò autistico quanto volete, ma ero. Anche se non lo sono. Ma ero ossessionato con le bandiere da piccolo. So, non è normale. Sniff, sniff, canzone triste. Spesso sbatto contro gli oggetti e inciampo sui miei stessi piedi. Ma perché sono distratto col telefono? Il mio umore è quasi sempre neutro o piatto. Sì. Gli altri mi hanno detto che faccio i miei movimenti ripetitivi. No. Ripetevo spesso parole o frasi che mi venivano dette. Ma non mi ricordo un cazzo di quando ero bambino, Kekv. Difficile per me stare fermo senza picchiettare o essere irrequieto. Falso. Spesso sono assalito da sentimenti di tristezza. Perché io penso di essere una persona brutta, sniff sniff. Adesso ci sarà il commento di Frey che dice che non è vero. Anzi, Frey, ti prego, scrivi che è vero. Sono molto sensibile al rumore. Un pochino. Non mi piace andare in posti rumorosi, con centri commerciali, mercati. Allora, ci sono momenti in cui tipo carnevale mi rompo i coglioni. Le feste di carnevale, in giro le città. Mentre i centri commerciali ci vado volentieri. Le feste o in altre situazioni di solito sto in angoli. Ma questo anche se non ci vado sicuro lo faccio.
Detesto il rumore di fuochi d'artificio. Li detesto perché mi rompono i coglioni. Anzi no, i tuoni sono molto rilassanti. Aggressività. No! 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 Depressione. Bene, non sono depresso. Fissazioni, ok. Linguaggio alterato monotono, ok. Sensibilità e rumore. Devo girare perché non capisco una benemata minchia, ok. Difficoltà sociale. Ma dovrebbe essere al massimo. Ansia. Poco, ok. Postura insolita. Guarda qua, io sono una gobba, sono una cazzo di tartaruga tra poco, ok. Scarso contatto visivo, tic e irrequietezza. Io non ho mai avuto i tic, ma dettagli. E basta. Sono moderato. Sono diventato un moderatore di Twitch. Ok. Se ne trovo un altro interessante lo faccio, se no na 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 na. Spero che sia un video buono, anche se non è vero. E niente, arrivederci.